è una questione di tradizioni di famiglia. La Corolla è tornata, ed è tornata anche nella sua variante familiare, che da buona tradizione Toyota è anche ibrida, proprio quella che proviamo in questo Perché Comprarla. Fuori com'è? Guardandola negli occhi si vede subito che non si tratta di una wagon come le altre, visto che nel look è la più aggressiva di tutte. La bocca anteriore è enorme ed è incorniciata da un paraurti tridimensionale che si va ad annegare nei fari anteriori sottili e allungati. Più convenzionale la fiancata, ma comunque slanciata e con il cofano basso e gli sbalzi ridotti, che insieme a questi cerchi da 18 pollici e le minigonne la fanno sembrare acquattata a terra. La sagomatura dell'anteriore è ripresa anche dietro, con i baffi laterali che scolpiscono il paraurti. In basso si affacciano dal finto diffusore i due terminali di scarico, uno dei pochi elementi che distinguono questa versione con il motore 2000 dalla meno potente 1008. È spaziosa? Il posizionamento del pacco batteria ruba un po' di spazio per i bagagli, ma gli oltre 580 litri di capacità minima sono più che sufficienti per famiglie numerose e viaggi lunghi. L'apertura elettrica del portellone scopre un vano da 581 litri di capacità minima e dalla forma regolare. La soglia di carico è bassa e non c'è nessuno scalino, perciò caricare e far scorrere anche gli oggetti più pesanti non è un problema. Il pavimento è regolabile su due livelli, con il doppio fondo che ha la forma della ruota di scorta, accessorio che però non è disponibile nemmeno a pagamento. Sotto c'è comunque spazio per la cappelliera quando il piano è regolato in alto. Ci sono vari ganci per le buste della spesa, degli anelli fermacarico ed una serie di vasche, una laterale e due sul fondo. L'illuminazione è stata studiata molto bene, con due fasce a LED laterali che illuminano completamente lo spazio. E poi è pratica la copertura in gomma del vano, che lo rende anche maltrattabile e quindi facile da lavare. Il divano posteriore può essere abbattuto in configurazione 60-40 attraverso le leve e una volta giù il piano di carico è quasi piatto. L'accesso ai sedili dietro è agevole, una volta dentro nessun problema per le ginocchia, ma il tetto panoramico e il pacco batterie posizionato sotto il divano tolgono centimetri utili in altezza, perciò chi come me è alto circa 1,90 m sfiora con la testa. Molto comodi e morbidi i sedili sia per quanto riguarda lo schienale che la seduta. Se si è in due si può sfruttare il comodo bracciolo con portabicchiere integrato, mentre in cinque si sta più stretti perché la seduta centrale è più dura e rialzata e non c'è tanto spazio per i piedi. Ci sono comunque le bocchette dell'aria ma nessuna presa USB o 12V, nemmeno a richiesta. Se ho dei bambini? Le portiere che si aprono quasi a 90 gradi e la linea del tetto parallela all'asfalto rendono facile l'inserimento del seggiolino. Gli Isofix ci sono solo sui sedili posteriori laterali e si individuano facilmente, con un tappo che li copre e che bisogna però stare attenti a non perdere. Se scegliete gli interni chiari come questi, i bambini più alti potrebbero sporcare gli schienali con le scarpe. I finestrini scendono del tutto e nel bagagliaio il nostro passeggino entra comodamente soltanto in diagonale. E la qualità? Con la Corolla Toyota ha affinato la ricercatezza e la cura costruttiva dell'abitacolo. Le superfici chiare con cuciture a contrasto illuminano l'abitacolo insieme al grande tetto panoramico apribile, con la luce che mette in risalto le forme morbide di una plancia originale e ben fatta. I materiali sono morbidi al tatto, con le plastiche più rigide che passano quasi inosservate dato che sono esattamente dello stesso colore grigio-bianco della pelle, sono ben assemblate e non fanno rimpiangere i materiali più pregiati. Comodi sedili, all'apparenza quasi sportivi, ma avvolgenti il giusto e mai stancanti, anche stando seduti al volante per tante ore di fila. Sono riscaldati ma con la regolazione manuale, con lo schienale che si muove a scatti e l'impostazione elettrica riservata soltanto al supporto lombare. Dietro al volante c'è un nuovo cockpit digitale personalizzabile, anche se la grafica avrebbe bisogno di un aggiornamento. Tutti i comandi sono raccolti nel sistema centrale di infotainment, a parte quelli della climatizzazione, che rimangono manuali al centro della console. Parlando di spazio, qualche vano portaoggetti in più avrebbe fatto comodo. È spazioso il cassetto davanti al sedile del passeggero, ma sul tunnel centrale manca uno svuotatasche oltre ai classici portabicchieri, che tra l'altro sono sufficienti per contenere a malapena bottigliette da mezzo litro. Piccolo anche il vano nel bracciolo centrale, dove trovano spazio una presa USB e una 12V. Ben realizzato invece il ripiano per la ricarica wireless vicino ai comandi per attivare il riscaldamento dei sedili. L'unica altra presa USB è nascosta alla vista e si trova nella parte bassa della plancia, non è retroilluminata e per trovarla bisogna un po' andare a tentoni. È ben accessoriata. L'allestimento base Active ha già una buona dotazione di partenza. Di serie, per esempio, ci sono sempre il clima bizona, i fari a LED davanti e dietro, i sensori di parcheggio e la retrocamera con funzione di parcheggio automatico, il sistema multimediale con schermo da 8 pollici e radio DAB e il cruise control adattivo.
Sull'intermedio style si aggiungono i cerchi da 17 pollici, i fari B-LED, la ricarica wireless del telefono e i sedili riscaldabili. Al vertice, la lounge della nostra prova, praticamente full optional, a cui possono essere aggiunti giusto il tetto panoramico apribile a 1200 euro e per la stessa cifra pacchetti come il Premium Pack Lite, che include l'impianto audio JBL, LED up display, la strumentazione completamente digitale e gli interni in pelle chiara. Come funziona il navigatore? Lo schermo da 8 pollici del sistema di infotainment Toyota Touch 3 è montato a sbalzo sulla plancia, ma è comunque ben integrato in un abitacolo a primo impatto moderno e quasi futuristico. La grafica è chiara e il passaggio da un menu all'altro è molto fluido, non ha indecisioni e segue la logica di utilizzo degli smartphone, con le schermate che possono essere personalizzate anche con widget scaricabili dalla rete. Da qui si possono gestire navigazione, multimedialità e radio. Il punto debole del sistema però è l'interfaccia grafica, che è priva di animazioni, poco colorata e quindi sembra già datata. Comode però le scorciatoie fisiche ai lati dello schermo, anche se i tasti sono un po' piccoli e in caso si indossino i guanti, per esempio, potrebbero risultare un po' fastidiosi da premere. In città come va? Giusto partire proprio da qui, dalla città, perché è in questo contesto che un sistema ibrido come quello della Corolla dà il meglio di sé, facendola muovere nel silenzio più totale nella maggior parte del tempo, e questo sfruttando il motore elettrico e il pacco batteria da 1,4 kWh che servono soprattutto nelle ripartenze e nelle manovre per andare a minimizzare i consumi. Poi c'è anche una modalità di guida totalmente elettrica, si chiama EV Mode, si seleziona con un tasto sul tunnel centrale e così si possono percorrere circa 3-4 km appunto nella sola modalità elettrica. Però in realtà non è tanto questo il senso di un sistema ibrido come questo, quanto piuttosto la sinergia tra il comparto termico e quello elettrico. Con 4,65 m non è proprio compatta, però tutto sommato gli ingombri si percepiscono bene perché la visibilità è buona in praticamente tutte le direzioni. Giusto dietro la finestratura, che tende a salire verso la coda, crea un piccolo angolo cieco, però comunque sia ci sono i sensori di parcheggio, c'è anche la retrocamera che a dire il vero non ha una risoluzione molto nitida, ma comunque viene in soccorso. E poi ancora, se proprio siete pigri, allora c'è il sistema di parcheggio automatico. Sull'allestimento lounge che sto guidando, di serie ci sono dei cerchi da 18 pollici con pneumatici con spalla 40, quindi piuttosto bassa. Sono belli esteticamente, però sui tombini e sulle buche più accentuate restituiscono una risposta secca. Di conseguenza, il nostro consiglio è che se considerate di fare un uso prettamente cittadino della Corolla, allora è meglio orientarsi sui cerchi da 17 pollici. Il cambio è il classico automatico a variazione continua e CVT, che rispetto al passato però qui è stato ottimizzato per ridurre il cosiddetto effetto scooter, cioè quell'effetto dei giri del motore che salgono e che filtrano nell'abitacolo. Ecco, qui rispetto a tanti full hybrid presenti sul mercato è stato molto limitato, di conseguenza il comfort di marcia cresce. È bella da guidare? Il motore elettrico è abbinato a un 2000 benzina ciclo Atkinson per una potenza totale di 180 cavalli, che si sentono tutti una volta che si preme sull'acceleratore perché c'è una bella erogazione fluida e costante. Il cambio invece sicuramente non è una delle unità più adatte per divertirsi magari tra le curve, anche se comunque con i paddle al volante si può cambiare tra 6 marce simulate che vanno un po' a ricostruire, a replicare il feedback di un automatico tradizionale. Anche se comunque sia, va detto che nella maggioranza dei casi si lascerà tutto in modalità completamente automatica senza mai intervenire. Mi ha convinto l'assetto, che resta sempre bello piatto, si inserisce bene in curva, è composto da un punto di vista dinamico, e questo grazie soprattutto all'adozione della nuova piattaforma modulare, che in questo caso è la TNGA-C, che prevede all'anteriore per le sospensioni uno schema MacPherson e al posteriore invece un doppio braccio oscillante. Il punto di forza della Corolla è e resta la fluidità di marcia e in generale il comfort, perché anche in autostrada i rumori provenienti dal motore oppure dai frusci aerodinamici sono ben filtrati e quindi non entrano tanto mai nell'abitacolo. A proposito di autostrada, vi parlo di dispositivi di ausilio alla guida, perché mi ha convinto molto il cruise control adattivo, è molto sensibile nel frenare oppure nel riaccelerare, mentre invece ogni tanto il mantenitore attivo di corsia ha qualche indecisione. E poi su
questa versione ho provato i fari a matrice di LED, che sulla Corolla, così come su tutte le altre auto, in realtà riscrivono sostanzialmente il concetto di sicurezza nella guida notturna. Quindi funzionano molto bene. L'unico appunto è un po' di lentezza che ho riscontrato nel riaccendersi degli abbaglianti quando è inserita la modalità automatica. Quanto consuma? In città, andando leggeri sull'acceleratore, non è difficile fare i 18 km con un litro, 15 se non si bada al consumo o in situazioni di traffico intenso. Quando la strada si apre si toccano i 21 km con un litro, mentre se ne fanno 15 e mezzo al limite autostradale. Per una media generale di quasi 18 km al litro, pari a circa 5,5 litri ogni 100 km. Quanto costa? Per mettersi in garage una Toyota Corolla Touring Sports ci vogliono poco meno di 29.000 euro per il 1.8 da 122 cavalli in allestimento base Active. Si sale a circa 32.000 per il più accessoriato style con la stessa motorizzazione. Il 2.000 da 180 cavalli ha un prezzo d'attacco di 33.500 euro ma già in allestimento style, con il top di gamma lounge della nostra prova che parte da una base di 35.500 euro. Interessante il finanziamento pay per drive, che versando un anticipo e una rata mensile consente di pianificare quanti chilometri percorrere in un anno e pagare soltanto per l'effettivo utilizzo dell'auto. Difetti? Da un'auto pensata per la famiglia ci saremmo aspettati più attenzione per i passeggeri posteriori, come delle tasche laterali portaoggetti più capienti o ancora delle prese 12 volt o USB che sono utili anche per ricaricare gli oggetti, dispositivi per i bambini. Poi l'abbiamo visto, l'infotainment funziona bene, però la grafica andrebbe aggiornata perché così non appare moderna. E poi peccato non si possano avere Apple CarPlay e Android Auto, anche se comunque Toyota ha già annunciato che nei prossimi mesi arriveranno degli aggiornamenti software che sbloccheranno nuove funzionalità. Qual è la versione migliore? Il 1.8 da 122 cavalli va più che bene nella maggior parte dei casi, consuma ancora meno del 2.000 e il bagagliaio ha 15 litri di capacità in più per via del pacco batterie più piccolo. Solo se viaggiate molto, le migliori prestazioni del top di gamma potrebbero fare al caso vostro, ma si fanno pagare perché la 180 cavalli è disponibile solo nell'allestimento più ricco. La consiglieresti? Se è vero che Toyota è stata la prima casa a puntare e a scommettere sull'ibrido, è altrettanto vero che, perlomeno al momento, la Corolla Touring Sports è l'unica della sua categoria ad offrire l'ibrido. Questo la rende sfruttabile a 360 gradi, per esempio da quelle famiglie più o meno numerose che si spostano in città, ma che magari quando vanno in vacanza fanno dei viaggi più lunghi, o ancora da chi ha particolari esigenze di spazio e consumi ridotti, come per esempio chi fa servizio taxi o trasporto persone. Tutto questo con i vantaggi di natura economica e di libertà di movimento garantiti da questo tipo di omologazione. Di rivali ideali ce ne sarebbero parecchie, come per esempio la Ford Focus Station Wagon, la Golf Variant, la Skoda Octavia, però dico ideali perché in realtà perlomeno al momento nessuna di queste offre una motorizzazione ibrida. La Corolla infatti è l'unica sotto i 4,70 m insieme alla Mercedes Classe C, che però chiaramente costa molto di più. Però andate direttamente voi su motorone.com per farvi un'idea con le nostre prove, seguiteci anche su Facebook e su Instagram e iscrivetevi al nostro canale YouTube attivando le notifiche per non perdervi nessuno dei nostri video.